Quando ero ragazzina già avevo le idee molto chiare, insomma, fantasticavo come ogni bimba e pensavo al mio futuro e già mi vedevo, già mi sentivo attrice. Mia madre assolutamente non mi prese sul serio, insomma, vi faccio anche questa confidenza, vengo da una famiglia di commercialisti, di contabili, quindi era una cosa veramente, non dico marziana, ma quasi. Poi la cosa è andata un po' a decantare, ho continuato a studiare, ma c'era, come dire, una voglia di fare, un richiamo dentro di me. A 16 anni accompagnai allora il mio fidanzato perché aveva piacere di partecipare ad un concorso di bellezza e trovandomi lì fui notata dagli organizzatori e partecipai anche io a Miss Sud. Da lì, insomma, finalmente uscì fuori quella passione, quella voglia di apparire, di divertirsi che era nascosta, insomma, dentro di me. Poi mi iscrissi ad un corso per indossatrici e cominciai a lavorare come modella e provai anche la conduzione, infatti arrivai a presentare anche, insomma, trasmissioni abbastanza importanti, anche se in contesti un po' più piccoli, regionali, e con quello che guadagnavo riuscivo anche a coprirmi le spese universitarie. Però ricordo con tanto affetto quegli anni, perché pur essendo impegnatissima, stavo raggiungendo due traguardi veramente importanti. Poi volevo sempre di più, volevo mettermi in gioco e ho osato, mi sono trasferita a Roma per fare poi quello che io veramente volevo. Sì, ho trovato bello fare la modella, mi sono divertita come conduttrice, però il mio cuore era ed è ancora per il teatro. Quindi con tanto coraggio, con tanta forza sono venuta qui a Roma e sono felicissima perché riesco a fare quello che veramente voglio fare, quello che mi detta il cuore. Il cinema italiano è un grande cinema, lo si vede, ce lo racconta la storia, anche il cinema attuale ha una buona fetta importante di qualità. Secondo me quello che manca è il coraggio da parte degli addetti ai lavori di investire, ma non solo nel grande cinema, il cinema insomma hollywoodiano, anche nelle piccole cose, si abbandona l'artista, si abbandona il regista, non lo trovo assolutamente professionale. E dobbiamo cominciare a crederci un po' in più e non è una cosa legata esclusivamente all'attore o all'attrice, deve essere da parte di tutta la squadra.